Isola dei Famosi 2023, eliminato Jonathan Andres Carrillo, nominati Predolin e Elena Prestes. Lunedì 17 aprile è andata in onda la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2023. Il reality condotto da Ilari Blasi con gli opinionisti Vladimir Luxure e Enrico Papi e l'inviato Alvin ha già fornito i suoi primi verdetti. Il modello venezuelano Jonathan Andres Muilka Carrillo è stato eliminato prima ancora di entrare in gara. I nominati, che dovranno scontrarsi al televoto, sono Marco Predolin e Elena Prestes. Nella prima puntata dell'Isola dei Famosi 2023, gli spettatori sono stati chiamati a partecipare a un televoto flash che ha visto sfidarsi i Bonitos Luca Vetrone e Jonathan Andres Muilka Carrillo. Ad avere la peggio è stato il modello venezuelano, che è stato eliminato. La domanda a cui il pubblico è stato chiamato a rispondere è stata: chi vuoi che entri in gara? Ecco le percentuali registrate dai due concorrenti. La prima puntata ha lasciato spazio anche alle prime nominazioni. Ialisse, Alessandra Drusiano e Fabio Ricci hanno nominato Christopher Leone. Paolo Noise e Marco Mazzoli hanno nominato Fiore Argento. La coppia composta da Claudia Motta e Elena Prestes hanno nominato Marco Predolin. Cristina Scuccia ha nominato Christopher Leone. Kerin Clary ha nominato Marco Predolin. Natali Caldonazzo ha nominato Christopher Leone. Fiore Argento ha nominato Marco Predolin. Andrea Lo Cicero ha nominato Fiore Argento. Christopher Leone ha nominato Natali Caldonazzo. Marco Predolin ha nominato Natali Caldonazzo. Luca Vetrone ha nominato Fiore Argento. Il nominato dei Naufraghi è stato Marco Predolin. È spettato poi ai leader Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini scegliere un naufrago da mandare al televoto con Marco Predolin. La coppia ha scelto Elena Prestes. Dunque, i nominati della prima puntata dell'Isola dei Famosi sono Marco Predolin e Elena Prestes. La prima puntata dell'Isola dei Famosi 2023 è stata quella delle presentazioni. Gli spettatori hanno avuto modo di conoscere i naufraghi in gara. Hanno partecipato a un televoto flash che ha visto sfidarsi i due Bonitos e hanno assistito alle nomination. Particolare l'entrata in scena degli Alisse, con una scala sanremese. Ilari Blasi ha inaugurato questa edizione con delle frecciatine all'indirizzo di Francesco Totti. Inoltre, Fiore Argento ha ricevuto una sorpresa dal padre Dario Argento.